Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Qualche tempo fa ho comprato questo libro che si chiama Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras and TensorFlow. L'ho trovato molto interessante perché verso la fine di questo libro c'è un'appendice nella quale vengono descritti tutti i passaggi logici necessari per poter eseguire un progetto di machine learning. Quindi nel video di oggi vorrei mostrarvi quali sono questi passaggi e proveremo ad applicarli ad un esempio pratico che viene descritto all'interno del libro. Per cominciare vi consiglierei di navigare sulla mia pagina di GitHub e scaricare il seguente notebook, il quale contiene tutti gli step necessari contenuti all'interno dell'appendice B del libro Hands-on Machine Learning. Come potete vedere, qui ci sono una serie di domande che dovete porvi in maniera tale da seguire tramite un filo logico tutto il procedimento per sviluppare il vostro progetto. Questi punti, come vedete, non sono tutti strettamente necessari, ma sono caldamente consigliati qualora vogliate sviluppare il vostro progetto in maniera completa. Ed ovviamente possono essere cambiati e modificati in maniera tale da adattarli al vostro tipo di problema. Per quanto riguarda il nostro progetto, utilizzeremo il seguente file che si chiama housing.csv. All'interno di questo file troveremo delle informazioni riguardanti il prezzo delle case all'interno di una serie di distretti che fanno parte dello stato della California. Quindi analizziamo meglio i dati che utilizzeremo. Ciascuna riga corrisponde ad un distretto. Di questo distretto noi conosciamo la longitudine e la latitudine. Conosciamo l'età media, o meglio la mediana, delle case, quante sono le stanze in totale all'interno del distretto, quindi qualcuno ha contato all'interno di questo primo distretto che ci sono 880 stanze. Sappiamo il numero di stanze da letto in totale. Sappiamo qual è la popolazione all'interno del distretto, sappiamo quante case ci sono all'interno del distretto e sappiamo anche qual è lo stipendio tipico di una persona all'interno di quel distretto. Infine, conosciamo qual è il prezzo della casa, non conosciamo non il valore medio, ma la mediana. E infine abbiamo la distanza del distretto rispetto all'oceano. Quindi nearby vuol dire abbastanza vicino. Il nostro obiettivo quale sarà? Sarà quello di determinare il prezzo di una casa conoscendo la posizione, l'età tipica della casa, il numero di stanze, il numero di camere da letto, la popolazione del distretto, il numero di case all'interno del distretto e quanto guadagnano le persone in quel distretto. E anche quanto si trova quel distretto vicino al mare. Bene, siamo pronti per cominciare e come prima cosa andremo sul nostro computer e creeremo una cartella all'interno della quale svilupperemo il nostro progetto. Nel mio caso andrò sul desktop, creerò una nuova cartella che chiamerò Housing underscore Analysis e al suo interno creerò altre due cartelle. Una la chiamerò Data, all'interno della quale andrò a salvare il file CSV che vi ho mostrato in precedenza e poi creerò un'altra cartella che chiamerò Scripts, all'interno della quale andrò a mettere il Jupyter Notebook che vi ho mostrato all'inizio di questo video, ossia il template con tutti i vari passaggi logici. Quindi nel mio caso io ce l'ho già salvato e lo metto all'interno della cartella Scripts e l'ho rinominato Housing underscore Analysis. A questo punto è sempre una buona prassi creare un virtual environment in maniera tale da non avere conflitti tra le varie librerie di Python. Per fare ciò è molto semplice, è sufficiente aprire un terminale, quindi eccolo qua, navighiamo sulla cartella che abbiamo appena creato, quindi la mia è desktop slash housing underscore analysis e qui scriverò Python -m vnv Virtual Environment e poi il nome del Virtual Environment, nel mio caso lo chiamerò .vm e attendiamo qualche istante affinché venga installato. Molto bene, vediamo che la cartella .vm è stata creata e adesso
attiviamo il virtual environment. Per fare ciò è molto semplice, in Windows basta scrivere vm slash scripts slash activate. E possiamo vedere che il virtual environment adesso è attivo appunto perché sulla sinistra del mio prompt ho il nome .vm. Ottimo. A questo punto il seguente passaggio è quello di andare a installare le librerie necessarie per poter sviluppare il nostro progetto. Nel nostro caso andremo a utilizzare le seguenti librerie: Pandas, NumPy, Scikit-learn e Pandas Profiling. Se ce ne serviranno altre, torneremo dopo sul nostro prompt e le installeremo. Però per il momento cominciamo con scrivere pip install pandas e poi andrò a specificare anche la versione. Nel mio caso voglio utilizzare la versione 1.2.5. Questo perché ho notato che utilizzare versioni più nuove può causare dei conflitti con la libreria Pandas Profiling. Quindi installiamo la versione 1.2.5. Come al solito attendiamo qualche istante. Molto bene, Pandas è stato installato. Adesso procediamo con l'installazione della libreria NumPy. Anche questa è già installata di default, ottimo. Procediamo ora con l'installazione della libreria Jupyter per avere la nostra interfaccia grafica sulla quale lavorare. Quindi scriveremo pip install Jupyter e attendiamo ancora una volta qualche istante. Perfetto. Proseguiamo ora con l'installazione di Pandas Profiling, quindi pip install Pandas Profiling. Infine, per concludere, l'ultima libreria che ci rimane da installare, se non sbaglio, è Scikit-learn, quindi scriveremo pip install Scikit-learn e ancora una volta attendiamo qualche minuto. Olè, ce l'abbiamo fatta. Controlliamo che sia stato installato tutto in maniera corretta, quindi pip list. Sembrerebbe di sì. Ho tutto quello che ho installato, Jupyter, Pandas, NumPy, perfetto. E a questo punto apriamo Jupyter Notebook. Digitiamo quindi sul terminale Jupyter Notebook e attendiamo che si apra l'interfaccia grafica sul nostro browser. Eccoci, anche sul vostro browser dovreste vedere la seguente schermata in cui abbiamo le nostre cartelle data e scripts. In particolare andremo all'interno di scripts e apriremo il notebook Housing Analysis che avete scaricato in precedenza. Come potete vedere, ci sono tutti i passaggi che teoricamente dovremmo andare ad eseguire quando facciamo un progetto di machine learning. Nel nostro caso, come già detto all'inizio, non li faremo tutti, ma semplicemente quelli più importanti per portare a compimento il nostro progetto partendo da zero. Cominciamo quindi a entrare nel vivo della situazione. La prima cosa che ci viene chiesta è define the objective in business terms, cioè andare a definire qual è l'obiettivo del nostro progetto, in parole semplici. Nel nostro caso, quello che vogliamo fare è predire il prezzo di una casa all'interno di un determinato distretto, conoscendo delle informazioni, quali ad esempio la popolazione, qual è lo stipendio medio all'interno del distretto, quante case ci sono, quante stanze ci sono e così via. Quindi scriverò in inglese predict the median housing in any district, virgola, given all the other metrics. Questa frase non me la sono inventata io, l'ho copiata dal libro Hands on Machine Learning. Successivamente, la seconda domanda di interesse potrebbe essere questa: How should you frame this problem? Quindi, che tipo di problema stiamo affrontando? Beh, si tratta di un problema di machine learning, ovviamente. È supervised perché noi abbiamo già una colonna che ci permette di fare il training del modello, ok? Quindi abbiamo dei vincoli sul nostro modello e sarà di tipo offline perché lo possiamo fare sul nostro computer, non abbiamo bisogno del cloud. Ed infine
possiamo dire che è una regressione, quindi dobbiamo predire un valore, non dobbiamo classificare, ok? Quindi scriverò This is a supervised offline regression problem. Perfetto. Beh, a questo punto direi di continuare e andiamo ad importare i dati necessari per fare la nostra analisi. In particolare possiamo scrivere qua in Find the document where you can get the data, where you can get the data, la seguente frase. The data can be downloaded from the following link. E qua avrò il seguente link, ossia https://raw.github user content.com/agaron/hands-on-ml/master/. Quindi questo è il link dove troveremo i dati da scaricare, che corrispondono al file CSV che vi ho mostrato in precedenza. Ok, speriamo di averlo scritto correttamente. Ora possiamo procedere a effettivamente scaricare i dati. Quindi qui in getData scriverò import os import tar file, perché il nostro file, come vedremo, è in un formato inizialmente compresso, e poi scriverò import URL lib. Ora scriviamo le seguenti variabili: download underscore root uguale a, e qua scriviamo il link che abbiamo definito in precedenza. Quindi questa è la variabile che indica dove sono contenuti i dati. Poi avremo housing underscore path, quindi qua andremo ad indicare dove vogliamo salvare i nostri file. Ok, quindi usiamo os.path.join e all'interno scriverò ad esempio punto .data, quindi dobbiamo navigare all'interno della cartella data. E poi possiamo aggiungere una sottocartella e la chiamiamo housing, così sappiamo che i file saranno salvati all'interno di housing. Aggiungiamo un'altra variabile, housing underscore URL, e qui diremo che i dati sono accessibili navigando in questo URL e poi andando a cercare nella seguente sottocartella. Quindi datasets slash housing slash housing.tgz. Perfetto. Ora definiamo una funzione che chiameremo fetch underscore housing data. Questa funzione avrà come obiettivo quello di scaricare i file e salvarli all'interno della cartella data. Qua verrà creata un'altra cartella che si chiama housing, all'interno della quale ci sarà il file housing.tgz. Questa funzione, tra l'altro, avrà come scopo quella di decomprimere il contenuto del file.tgz e salvarlo sotto forma di file CSV. Quindi, come variabili di input avremo all'interno della funzione housing underscore URL, e questo verrà settato come default pari a housing URL. Poi avremo un'altra variabile, housing underscore path, la quale sarà uguale a housing path come default. A questo punto creiamo una
funzione il cui obiettivo è quello di andare a creare la struttura di cartelle, ossia data e housing, nel caso in cui questa non sia già esistente. Quindi scriverò os.makedirs e al suo interno avrò housing underscore path e exist underscore ok uguale a true. Poi creerò un'altra variabile, la chiamo tgz underscore path, e questa sarà uguale a os.path.join, e al suo interno avremo che cosa? Beh, il percorso che ci porta all'interno della cartella dove salveremo il file, e poi andremo a definire il nome del file che vogliamo salvare, ossia housing.tgz. Perfetto. Ora andiamo a scaricare invece che cosa? Il file dal sito internet, e lo andiamo a salvare all'interno di tgzpath. Quindi cosa faccio? Utilizzo la libreria urlib, pro.request.url retrieve. Al suo interno avrò come prima cosa housing url, quindi andiamo a pescare il file su internet, e poi lo andiamo a salvare all'interno di questo percorso. Molto bene, la seconda parte della funzione sarà quella di estrarre il contenuto del file compresso. Quindi housing underscore tgz sarà uguale a che cosa? A tarfile.open, andiamo a aprire il file compresso che si trova all'interno di tgz underscore path. Poi estraiamo il contenuto, quindi housing tgz. Z.extract all, e qua scriviamo path sarà uguale a che cosa? A housing path. Perfetto, quindi lo salviamo all'interno della stessa cartella, e poi chiudiamo il file tgz. Tgz.close. Ottimo, a questo punto non ci rimane che lanciare questa funzione e vedere se è stata scritta correttamente. Quindi scriverò fetch housing data e lanciamo la cella. Sembra che non ci siano stati errori. Andiamo a controllare all'interno della nostra cartella. Beh, sembra che all'interno di data non sia stata salvata nulla, forse perché esattamente ho sbagliato ad indicare dove si trova la cartella data. In questo caso, avendo fatto semplicemente punto slash, vuol dire che verrà creata la cartella data nello stesso posto dove si trova il file housing analysis. Tuttavia, non è quello che voglio fare, quindi la cancello da qua, e qua ci andrò ad aggiungere due punti. Quindi questo significa dove si trova il file, torna indietro di una cartella, entra all'interno della cartella data e poi crea la cartella housing, salva il file housing.tgz ed decomprimilo all'interno di quest'ultima. Quindi riproviamo e andiamo a vedere che ora all'interno di data ho la cartella housing e al suo interno c'è il file housing.csv. Quindi abbiamo concluso questa parte e funziona correttamente. Come procedere ora? Beh, quello che vogliamo fare è importare il file CSV all'interno del nostro Jupyter Notebook. Per fare ciò utilizzeremo la libreria Pandas. Quindi andiamo sulla nuova cella dove dice Convert the data to a format you can easily manipulate, quindi un data frame, e qua scriveremo Import Pandas as PD. Scriveremo una funzione e la chiameremo Load underscore housing underscore data. Al suo interno passeremo la variabile housing underscore path in modo tale da pescare il file nella cartella corretta, e la definiamo come default pari a housing underscore path, scritto tutto in maiuscolo. E poi possiamo scrivere anche che questo sarà pari a un file CSV, ok? E si troverà dove? Beh,
Basta utilizzare la libreria OS in cui andiamo a concatenare le seguenti variabili, ossia il housing path e il nome del file. In questo caso sarà housing.csv. Questa funzione ci dà come output un data frame, quindi possiamo scrivere return pd.readcsv e al suo interno passiamo il file che vogliamo convertire in un pandas data frame. Non ci rimane ora che chiamare la funzione, quindi creiamo una variabile housing, la quale è pari a load underscore housing underscore data e mostriamo le prime righe del data frame. Quindi utilizzerò housing.head e vediamo cosa succede. Possiamo vedere come per ogni riga abbiamo longitudine, latitudine del distretto, nuovamente l'età tipica delle case e così via. Quindi possiamo ritenerci soddisfatti finora. Molto bene, continuiamo ora investigando che tipo di data types sono contenute all'interno delle nostre colonne del dataset. Per fare ciò abbiamo qui un punto che si chiama check the size and type of data e scriveremo housing.info. Questa funzione ci permette di vedere appunto che per ogni colonna abbiamo un specifico data type, quasi tutti sono dei numeri, eccetto l'ultima colonna, è una stringa, contiene delle stringhe meglio, quindi è una variabile tipo categorica, vedremo dopo cosa significa e come bisogna trattarle le variabili categoriche. E poi vediamo che ad esempio quasi tutte le colonne contengono numeri ad eccezione della colonna numero 4, Total Bedrooms, che ha alcuni valori nulli. E vedremo successivamente come andare a gestire la situazione in cui abbiamo dei valori nulli. Come ultima cosa possiamo vedere quanto occupa in termini di memoria il data frame e in questo caso abbiamo 1,6 megabyte che è praticamente niente, molto poco, quindi non abbiamo problemi. Un'altra cosa che possiamo fare è andare a vedere dal punto di vista statistico come sono organizzate queste colonne. Ok, cosa facciamo? Quindi scriviamo in una nuova cella housing.describe. E qui possiamo notare che per ciascuna colonna, longitude, latitude, housing, median age e così via, possiamo calcolare il valore medio, la deviazione standard, i vari quantiles, i vari quantiles, quindi in italiano penso che si dica quantile, ma non sono sicuro. Il valore massimo, il valore minimo e così via. Questo ci permette di avere una maggiore comprensione del nostro dataset. Nel nostro caso non c'è un granché da dire, magari quello che si può fare è appunto successivamente andare a vedere se ci sono degli outliers oppure quali sono appunto il numero di valori mancanti che devono essere magari sostituiti o eliminati e così via. Una cosa che potrebbe risultare utile a questo punto è andare a vedere dal punto di vista grafico come sono distribuite queste variabili. Perciò creiamo una nuova cella e in questo caso scriverò percentuale matplotlib inline. Questa riga praticamente ci permette di fare dei plot all'interno di Jupyter Notebook e scriverò import matplotlib.pyplot as plt e poi scriverò housing.hist e qua scriverò bins perché quello che andrà a fare questa funzione è generare degli istogrammi, quindi dobbiamo definire quali sono, diciamo, i bins, il numero di bins da utilizzare in ciascun grafico. E possiamo scrivere 50 e poi scrivo la dimensione dell'immagine fig size uguale e al suo interno scrivo 20,15 come dimensione e per concludere plt.show. Lanciamo la cella, attendiamo qualche istante e possiamo vedere come sono distribuite le variabili. Cosa possiamo capire da questi grafici? Beh, una cosa interessante, ad esempio, è vedere che il numero di
stanze, ad esempio, non ha una distribuzione normale, ma notevolmente spostata verso sinistra, ok, verso valori piccoli, e poi si ha una lunghissima coda. Lo stesso vale per il numero totale di camere da letto e per la popolazione, ok? Quindi cosa si può capire da questo? Che ad esempio se noi dovessimo andare a studiare la popolazione, utilizzare il valore medio non è una buona rappresentazione della popolazione, ma forse la mediana o la moda potrebbero essere dei valori più azzeccati, probabilmente la mediana. O potremmo utilizzare alcune tecniche per provare a rendere la popolazione una distribuzione più normale utilizzando alcune trasformazioni, ad esempio in scala logaritmica, oppure andando ad eliminare dei valori che sono eccessivamente grandi, che possono rappresentare ad esempio degli outliers. Un'altra cosa da notare, ad esempio, è che nella colonna median house value abbiamo una distribuzione, ok, che è leggermente spostata verso sinistra, in inglese si dice skewed, e poi abbiamo una colonna altissima di valori sopra i $50,000 o i $500,000. Questo vuol dire che praticamente quando il valore medio di una casa supera i $500,000, il valore non viene registrato, ma viene settato, limitato al numero 500,000. Ok? Quindi anche qua ci possono essere delle tecniche per poter pulire questi dati. Vedremo magari successivamente come poterlo fare. Come ultima cosa, non ci rimane che prendere il nostro dataset e dividerlo in due parti, ovvero in un test set e in un training set. Questo perché è una buona pratica dividere il nostro dataset in un training set e in un test set prima di iniziare a manipolarlo. Ok? Quindi cosa faremo? Andremo qui e abbiamo due tipi di tecniche per fare il sampling, come viene detto in inglese, del nostro dataset. Uno è completamente casuale e si chiama random sampling, e l'altro è uno stratified sampling. Il primo praticamente ci dice che prendiamo il nostro dataset, prendiamo un 20% di esso, e questo rappresenta il nostro test set, e viene preso in maniera completamente casuale. Mentre nello stratified sampling quello che si cerca di fare è mantenere una determinata rappresentazione di un certo tipo di variabile. Ad esempio, potremmo dire che lo stipendio tipico all'interno di un distretto va da 0 a 6 per la maggior parte, $6,000, ok? Quindi potremmo creare delle categorie che vanno ad esempio da 0 a 1,5, da 1,5 a 3, da 3 a 4,5, da 4,5 a 6, e poi tutto ciò che è dopo il 6 possiamo includerlo in un'altra categoria, ossia da 6 fino a infinito. Se non avete capito, non preoccupatevi, perché adesso lo facciamo insieme e cerchiamo di capire meglio come farlo. Il primo esempio quindi sarà quello relativo al random sampling. Quindi qua apro un po' di celle e la prima la chiamo, vediamo, random sampling. Sotto in una nuova cella scriverò from sklearn.modelSelection import train test split, e poi scriverò train set virgola test set uguale a che cosa? A train underscore test split. Poi passeremo come variabile di input il nostro data frame housing. Diremo che il test set dovrà essere il 20% del totale, quindi scrivo test underscore size uguale a 0.2, ed infine scriverò random underscore state uguale a 42, in modo tale che se rilancio questa cella avrò sempre lo stesso tipo di test set, in maniera tale da non creare confusione nel qualora io voglio riprendere questo notebook per dire fra un anno, rilanciarlo e ottenere gli stessi risultati, devo imporre appunto che il training set, il test set siano sempre gli stessi, anche se vengono scelti in maniera completamente casuale.
Quindi lanciamo la cella e vediamo se ci sono errori. No, non ci sono errori, perfetto. E adesso, giusto per controllare il loro contenuto, vediamo appunto che gli indici sono completamente a caso e questa è la dimensione del nostro train set, che è l'80% del totale, mentre il test set è il 20%. Ok, vediamo adesso di capire lo stratified sampling. Quindi qua scriverò stratified sampling. Importiamo la libreria NumPy, import NumPy as np, e sotto scriverò housing, parte quadre, income cat. Quindi voglio creare una nuova colonna che si chiama income category. All'interno di questa troveremo praticamente la categoria alla quale appartiene un determinato stipendio. Quindi per fare ciò scriviamo pd.cat e utilizziamo come variabile per creare le categorie housing, aperte quadre, median income, e poi avremo che cosa? Il numero di contenitori all'interno del quale vogliamo che i nostri valori risiedano, quindi bins uguale a 0 è l'inizio del nostro primo contenitore e il quale finisce al valore 1.5. Poi abbiamo un secondo contenitore che inizia a 1.5 e finisce a 3. Poi abbiamo il terzo contenitore che inizia a 3 e finisce a 4.5. Poi abbiamo il quarto contenitore che inizia a 4.5 e finisce a 6. Ed infine abbiamo tutto il resto, quindi il quinto contenitore che inizia a 6 e finisce all'infinito. Così. E questi contenitori o queste categorie, l'income category, avrà un label, quindi ciascun contenitore avrà un proprio nome. Quindi scriveremo labels e poi avremo contenitore 1, 2, 3, 4 e 5. Per capire cosa abbiamo fatto, cerchiamo di mostrare le seguenti colonne una di fianco all'altra, ossia il median income e l'income category. Boom. Cosa vediamo? È facile, qua vediamo che quando il median income è pari a 8.3, 8.3 è maggiore di 6, è minore di infinito, quindi appartiene al gruppo 5. Vediamo qua alla riga 4, il median income è 3.8, 3.8 si trova fra 3 e 4.5, questo corrisponde alla categoria o al gruppo 3. Ok? Questo viene fatto per ciascuna riga del nostro data frame. Bene, per vedere i risultati è sufficiente scrivere housing, aperte quadre, income, underscore cat, punto hist, e poi plt.show. Qua vediamo la distribuzione di come sono gli stipendi all'interno di ciascun distretto. La maggior parte dei distretti ha delle persone che guadagnano tra il 3 e il 4.5 mila dollari, quindi appartengono al gruppo 3. Procediamo ora con il sampling vero e proprio e per fare ciò in una cella sottostante scriveremo from sklearn.model underscore selection import stratified shuffle split. E cosa faremo qui? Scriveremo split uguale a stratified shuffle split, quindi creiamo un instance di questa classe e passeremo i seguenti parametri: n split uguale ad 1, poi test size uguale a 0.20, quindi stiamo dicendo che il nostro test set sarà il 20% del totale, e infine avremo random underscore state ancora pari a 42.
Ok? E ora cosa facciamo? For train underscore index, virgola, test underscore index, in che cosa? Split.split del data frame housing, e lo split lo faremo in base alla colonna income cat che abbiamo creato in precedenza, housing, quindi income underscore cat, cat, e qui faremo che cosa? Beh, strat underscore train set sarà pari a chi? A housing.lock, quindi andiamo a pescare in base all'indice, che cosa? Tutte quelle righe che hanno indice pari a train underscore index, e poi la stessa cosa lo facciamo per il test set. Quindi qua scriverò test e anche qua test. Bene, a questo punto proviamo a vedere qual è la proporzione di queste categorie all'interno del nostro training set, ad esempio, e nel data frame originale. Quindi scriverò print category proportion for overall dataset, quindi qua voglio vedere qual era la distribuzione originale delle varie categorie nel dataset originale, e qui scriverò housing income category, perché è quello che sto cercando, punto value counts, e questo lo vado a dividere per la lunghezza del data frame. Quindi housing, length housing. E questo lo andiamo a paragonare a che cosa? Al training set. Quindi qua scriverò for stratified sampling, e qui scriverò strat training set, e lo divido per la lunghezza del training set. Vediamo cosa otteniamo. Beh, otteniamo un errore, proviamo a correggerlo. Qua c'è un errore di typing, sklearn, scritto male. E voilà, possiamo vedere che nel dataset originario gli stipendi erano distribuiti nel seguente modo. Il 35% dei distretti ha uno stipendio mediano pari a 3, alla categoria 3, quindi un valore tra 3.000 e 4.500 dollari. Ovviamente questi numeri, mi sono dimenticato di dirlo, non sono realistici, nel senso che gli stipendi in America sono molto più alti e in realtà andrebbero moltiplicati, se non ricordo male, per 15. Però vabbè, chi se ne frega, in questo caso non ci interessa molto perché sarebbe solamente un fattore moltiplicativo. Quindi possiamo immaginare che siano semplicemente 2.000 dollari, 4.000 dollari, 6.000 dollari, in realtà è molto di più. Ok? Bene. Quindi qua ricapitoliamo, abbiamo il 35% degli stipendi medi nei distretti sono tra 3.000 e 4.500, poi abbiamo il 31% tra il 1.500 e 3.000 e così via. E vediamo che quando facciamo lo stratified sampling anche il nostro test set e anche il training set sono molto simili perché hanno più o meno le stesse proporzioni. Quindi la domanda giusta da farsi è: qualora ci sia una rappresentazione che debba essere mantenuta, allora bisogna utilizzare lo stratified sampling. Se invece non ce ne frega niente di mantenere queste proporzioni, allora andiamo con un semplice random sampling e abbiamo risolto il nostro problema molto più velocemente. Come ultima cosa, non ci rimane che eliminare la colonna income cut dal nostro training set e test set, quindi scriveremo for set underscore in, qua creiamo un tuple all'interno del quale scriviamo strat underscore train set virgola strat underscore test underscore set, facciamo un loop su questi due elementi e
li andiamo a ridefinire in maniera tale da eliminare la colonna income cut, che non ci serve più. Quindi drop income underscore cut virgola axis uguale ad 1 virgola in place uguale a true. Lanciamo la colonna e abbiamo eliminato dal strat train set e dallo strat test set la colonna income cut. Continuiamo ora ad esplorare i nostri dati e ad investigare come sono fatti, quali sono ad esempio le colonne che vogliamo mantenere, ad esempio quali sono le variabili mancanti, se possiamo aggiungerne di nuove e così via. Quindi come prima cosa andremo a creare una copia del nostro dataset che vogliamo esplorare. Quindi scriverò housing, rinomino la variabile housing, la quale sarà pari ad una copia del nostro training set che abbiamo appena creato. Quindi avrò strat underscore training underscore set.copy. A questo punto cosa facciamo? Beh, io vorrei utilizzare una libreria che si chiama Pandas Profiling che abbiamo installato in precedenza. Questa ci permetterà di analizzare ogni singola variabile del nostro dataset ed avremo dei grafici associati a ciascuna colonna, delle statistiche e ci permetterà appunto di capire bene come è fatto il nostro dataset e se ci sono cose che dobbiamo prendere in considerazione. Quindi qui all'interno scriviamo la seguente linea di codice. From pandas underscore profiling import profile report. Successivamente scriveremo profile uguale a profile report e al suo interno passeremo la variabile housing che abbiamo appena ridefinito. Diamo un titolo al nostro report, lo chiamerò pandas profiling report e poi utilizziamo la seguente funzione, quindi profile.toWidgets. Ok, lanciamo questa linea di codice, ci impiegherà qualche minutino e poi vediamo di analizzare il nostro report. Bene, ce l'abbiamo fatta. Nel caso in cui non funzioni questo toWidgets, sostituitelo con to underscore notebook underscore iframe e dovrebbe funzionare. Ad ogni modo, eccoci qua, proviamo ad investigare i nostri dati. Possiamo vedere ad esempio, possiamo avere ad esempio una overview dei dati. Si capisce ad esempio che il numero di variabili sono 11, di queste abbiamo 16.512 righe. Ci mancano 158 valori che corrispondono allo 0,1% del totale, non ci sono righe doppie. Poi cos'altro abbiamo? 10 variabili sono numeriche, una è categorica, vedremo dopo cosa fare con essa. E qua abbiamo un riassuntino di ciascuna variabile, molto simile a quello che abbiamo fatto in precedenza qui, però con più dettagli. Vi lascio a voi il tempo di andare a investigare ciascuna di queste variabili e prendere confidenza con questo tipo di report. Una sola cosa vi volevo fare vedere è ad esempio le interactions. Le interactions mostrano come sono legate una variabile rispetto all'altra. Ad esempio, se io seleziono sull'asse delle X la housing median age e poi prendo sull'asse delle Y medium income, posso vedere che questo è il tipo di relazione che esiste tra di loro e si può capire se c'è una correlazione o meno. In particolare, se poi scendiamo a vedere questo grafico, potremo capire qual è il coefficiente di correlazione tra le diverse variabili. E questo tipo di correlazione, utilizzando, se non sbaglio, lo Spearman's S-Raw, ci permette di capire se c'è una correlazione di tipo lineare tra le variabili. Questo però non implica che ci possano essere delle correlazioni non lineari, questo non è visibile all'interno di questo grafico. Possiamo vedere che se
abbiamo un valore di pari a 1 o meno 1, esiste una correlazione di tipo positivo o negativa, se invece siamo intorno allo 0 vuol dire che non c'è correlazione tra le varie colonne. Ok, andiamo avanti ora e proviamo a visualizzare un po' di più i nostri dati. Ah, una cosa, possiamo rispondere anche a questa domanda: for supervised learning task, identify the target attribute. In questo caso noi sappiamo benissimo qual è la nostra variabile target che vogliamo predire e quindi scriveremo perciò the target variable is the, e poi scriviamo qua housing underscore median underscore value column. Questa cella va modificata come markdown. Ok, e adesso è corretta. Bene, come detto qualche istante fa, proviamo a visualizzare i nostri dati. Quello che possiamo vedere, ad esempio, è come sono distribuiti i vari distretti all'interno dello stato della California, e voglio vedere come il prezzo delle case è relazionato, ad esempio, alla popolazione. Per fare ciò, quindi scriverò housing.plot. Faremo un plot di tipo scattered, quindi dei puntini. Utilizzeremo come ascissa la longitudine, longitude, come ordinata latitude, poi la transparency, quindi la trasparenza di ciascun puntino sarà definita dalla variabile alfa, in questo caso possiamo utilizzare 0.4. Poi la dimensione di ciascun puntino dipenderà dalla popolazione all'interno del distretto, quindi housing, parentesi quadre, population, poi dividiamo la percento in maniera tale che non ci escano delle dimensioni gigantesche. Poi utilizziamo label uguale a population. La dimensione dell'immagine sarà pari a 10 e 7, quindi fig size uguale a 10,7. Poi il colore dipenderà invece dal valore tipico delle case all'interno del distretto. Più è caro, più sarà intenso il colore, o meglio, possiamo utilizzare in realtà la scala di colori jet, quindi più è cara una casa, più si tende al rosso, più economica, più si tende verso il blu. Quindi scriveremo C equals median underscore house underscore value, poi color map uguale a plt.get underscore cmap, e qua scriviamo jet, e come ultima cosa diremo che la color bar è pari a true, quindi la vogliamo visualizzare. Vogliamo visualizzare anche la leggenda e scriviamo anche plot show per mostrare l'immagine. Vediamo che esiste un errorino nel nostro codice. Qua ho fatto un errore di spelling. E perfetto, vediamo appunto che all'interno della California abbiamo questa distribuzione di distretti. I più cari sembrano essere questi vicino a San Francisco, a Los Angeles, Orange County, qualcosina a San Diego e così via. Più si va all'interno, nella zona desertica delle montagne, meno costano le case. Procediamo ora con l'intento di investigare se ci sono delle correlazioni tra le varie colonne. Per fare ciò possiamo utilizzare ad esempio una funzione che si chiama core. Quindi se io scrivo core underscore matrix e poi scrivo housing.core, utilizzo questa funzione, posso creare praticamente una matrice di correlazione. Ok, che sarà praticamente la stessa che abbiamo visto prima nel nostro report. Solo che adesso voglio semplicemente provare a ricrearla e investigare magari un pochino più nel dettaglio come è stata fatta. Quindi, utilizzando questa funzione, possiamo poi mostrare la correlazione di una determinata colonna rispetto a tutte le altre. Quindi scriverò median underscore
house underscore value underscore core uguale a core matrix e fra parentesi quadre scriverò median underscore house value e ordinerò ciascun valore in maniera decrescente, quindi sort underscore values e qui scrivo ascending equals false, quindi false. Proviamo a mostrare il contenuto di questa variabile. Qua c'è un errore, vediamo dove. Eccolo qua, è median, non medina. E perfetto, vediamo che appunto la variabile median house value è altamente correlata con se stessa, ovviamente, e ha una grande correlazione con lo stipendio tipico all'interno di un distretto. Quindi abbiamo 0,68, una correlazione molto alta. Vediamo se è vero con il grafico visto in precedenza. Quindi qua cerchiamo, ad esempio, median income e cerchiamo di vedere se questo è altamente correlato con il prezzo della casa. Eccolo qua, esatto. Vediamo che l'ultima colonna è median house value ed è un blu abbastanza scuro. Appunto perché essendo 0,6 qualcosa ci troviamo all'interno di questo range del blu. Potremmo fare questa operazione per ciascuna singola colonna, ma al momento non la voglio fare perché è abbastanza inutile in quanto abbiamo visto in precedenza quali sono i valori. E un'altra cosa che voglio mostrarvi è come ad esempio capire se ci sono delle interazioni tra le diverse variabili, quindi cercare di ricreare qualcosa molto simile a quanto visto all'interno di questo grafico che si chiama appunto Interactions. Per capire ciò è sufficiente aprire una nuova cella e scriveremo from pandas.plotting import scatter underscore matrix. Qua scriverò attributes uguale a che cosa? Median underscore house underscore value underscore core e poi prendiamo ad esempio non tutte le colonne ma solamente le prime quattro, quindi median house value, median income, total rooms and house median age, giusto per fare un esempio, ok? Quindi scriverò index da 0 a 4. Infine utilizziamo la funzione che abbiamo appena importato da pandas, scatter matrix, passeremo come variabile di input housing e selezioniamo solamente le colonne contenute all'interno della variabile attributes e infine definiamo la dimensione dell'immagine fix size pari a 12,8 e infine scriviamo plt.show. Lanciamo la cella e vediamo che cosa esattamente, vediamo quali sono le interazioni tra le diverse variabili. Ovviamente quando una variabile è correlata con se stessa qua dovremmo avere praticamente una linea retta e questo non ci dà nessuna informazione, quindi pandas crea un istogramma per mostrarci appunto come è distribuita tale variabile e queste nuvole di punti ci permettono di capire se ci sono o meno delle correlazioni. Ad esempio qua sembra che ci sia una correlazione abbastanza lineare tra il median house value e il median income e vediamo appunto che poi abbiamo una serie di puntini qua in cima che indicano che il valore appunto è in qualche modo limitato e questo è vero perché se noi ritorniamo all'inizio della nostra analisi c'erano queste barre gigantesche che indicano che appunto tutti i prezzi delle case al di sopra di un certo valore non vengono registrati ma vengono settati semplicemente pari a 500.000, quindi perdiamo un po' di informazione, ok? E quanto appena descritto lo possiamo anche capire da questo grafico, infatti se seleziono come variabile delle x il median income e poi sì come variabile y le median house value, vediamo appunto questa distribuzione che ricorda molto quanto visto all'interno di questa immagine e negli altri casi ad esempio vediamo che non c'è una vera e propria correlazione
tra ad esempio il housing median age e il median house value, c'è una distribuzione diciamo abbastanza confusionaria, però appunto questo ci permette di capire che anche se non ci sono delle correlazioni lineari, potrebbero in teoria esserci comunque delle correlazioni non lineari. Continuiamo ora cercando di capire quali sono le possibili trasformazioni che potremmo applicare al nostro dataset. Beh, se ci pensiamo, ci sono delle variabili che non abbiamo disponibili, ma che potrebbero in teoria essere utili per riuscire a migliorare il nostro problema. In particolare, se pensiamo ai dati che abbiamo, ad esempio qui, vediamo che abbiamo una colonna che si chiama Total Bedrooms, un'altra che si chiama Total Rooms e un'altra ancora che è Households. Quindi, ad esempio, qua ho in questa colonna il numero di case all'interno di un distretto, poi ho il numero totale di camere in tutto il distretto. Quindi quello che posso fare, ad esempio, è fare un rapporto tra il numero di camere totali e il numero di case, in maniera tale da avere il numero di camere medio per casa. E la stessa cosa la posso fare, ad esempio, per quanto riguarda le camere da letto, e poi potrei anche fare il rapporto tra popolazione e numero di case. E scoprire magari che esistono delle correlazioni più forti che semplicemente utilizzando queste colonne così come sono. Proviamo a fare un esperimento e vedere se ciò è vero. Quindi scriverò housing, parentesi quadre, e definisco una nuova colonna e la chiamerò che cosa? Rooms underscore per household. Ok? Questa sarà uguale a che cosa? A housing e al suo interno avrò total underscore rooms, quindi il numero totale di camere all'interno del distretto, diviso che cosa? Housing, aperte quadre, e al suo interno avrò il numero totale di case, households. Ok? Facciamo un'operazione molto simile, però con le altre colonne. Quindi qua avrò bedrooms per room, ok? Qua avrò total bedrooms e qua avrò total rooms. Quindi quante camere da letto ci sono in percentuale rispetto al numero di camere totali. Ed infine l'ultima colonna che posso creare è ad esempio population per household. Quindi qua scriverò population per household. Qua avrò population e divido tutto per il numero di case, quindi la popolazione diviso il numero di case. A questo punto creiamo nuovamente la variabile core matrix, la quale è uguale a housing.core, e poi scriverò core underscore matrix e voglio vedere come queste nuove variabili sono correlate con il prezzo tipico delle case in un distretto, quindi con median underscore house underscore value. Poi farò sort underscore values e poi al suo interno scriverò ascending uguale a false. Facciamo la colonna e cosa scopriamo? Beh, scopriamo che ad esempio rooms per household è la terza variabile più correlata con il valore tipico della casa, quindi questa variabile che abbiamo calcolata è più correlata delle variabili total rooms e households prese separatamente. Vediamo che total rooms è 0,13 e households è pari a 0,064. Quindi possiamo capire che combinando queste due colonne potremmo in teoria, magari rimuoverle e utilizzare solo questo, oppure combinarle, lasciarle e arricchire ancora di più il nostro dataset. Proviamo a vedere, ad esempio, cos'altro. Population per household ha un po' di correlazione, non tantissima, ok? E poi, sì,
possiamo vedere che ad esempio questa non contribuisce molto a migliorare il nostro dataset. Quindi ricordatevi di fare questo tipo di ragionamenti. Ad esempio, se nel vostro dataset avete spazio e tempo, potreste calcolare la velocità e vedere se questa è più correlata o meno alla vostra variabile di output. Lo stesso magari vale per l'accelerazione. Quindi provate a fare questo tipo di ragionamenti. Molto bene, abbiamo finito di esplorare un po' il nostro dataset e di capire come è fatto. Ora proviamo a prepararlo in maniera tale che sia pronto dopo quando andremo a immetterlo all'interno del nostro modello di machine learning. Quindi scendiamo nella nostra checklist e leggiamo Prepare Data. Uno dei primi step è quello di pulire il nostro dataset. Pulirlo cosa vuol dire? Eliminare ad esempio gli outlier, i valori mancanti e così via. Quello che faremo nel nostro caso sarà quello di andare a riempire i valori mancanti con la mediana della colonna. Quindi calcoleremo per ciascuna colonna la mediana e andremo a sostituire tale valore all'interno dei valori mancanti. Cosa facciamo? Quindi utilizziamo la seguente classe della libreria scikit-learn. From sklearn.input import simple footer. Ok. Creiamo un'instance della classe, la chiameremo inputter, simple computer, e al suo interno diremo che vogliamo calcolare che cosa? La mediana, quindi strategy uguale a median. E poi cosa facciamo? Beh, questa operazione può essere fatta solamente sulle variabili numeriche, giusto? Le variabili categoriche non hanno una mediana. Okay, sono delle stringhe. Quindi cosa facciamo? Dal nostro training set andiamo a pescare solo ed esclusivamente le variabili numeriche. Quindi housing underscore num uguale a housing.drop e qua rimuoviamo l'ultima colonna, in questo caso ocean proximity. Ok? Axis equals 1. E poi andiamo a passare come variabile di input housing num all'interno dell'oggetto inputter. Quindi inputter.fit housing underscore num. Se adesso facciamo print inputter.statistics underscore, vediamo che queste sono le mediane di ciascuna colonna e che vanno sostituite all'interno del nostro data frame. Uno step che è solitamente molto importante è il feature selection, ovvero andare a selezionare solamente quelle colonne che possono essere utili al nostro problema. Ci sono diversi modi per fare la feature selection. Una di queste potrebbe essere andare a vedere quali sono le colonne che sono effettivamente correlate con il nostro, con la nostra variabile di output che vogliamo predire. E andare a eliminare quelle che non sono correlate. Ad esempio, se c'è una correlazione lineare pari a 0, potremmo assumere che questa non è correlata in nessun modo ed eliminarla. Questo però non è sempre vero, appunto perché potrebbe esserci una correlazione non lineare. Un altro modo per, ad esempio, selezionare le features è andando a logica. Pensare quali sono le variabili che non hanno logicamente nessun nesso con il prezzo della casa. Ad esempio, il prezzo di una casa non sarà mai correlata al numero di persone bionde in un determinato quartiere. Qua, in teoria, forse in America sì, non lo so. Comunque, bisogna andare a logica e poi un altro modo per poter ridurre o andare a selezionare quali sono le features di interesse potrebbe essere quella di utilizzare alcune tecniche di ridimensionamento del dataset, ad esempio facendo la principal component analysis o il kernel principal component analysis. Ci sono delle diverse tecniche che permettono di andare a modificare o andare a capire qual è lo spazio delle variabili più rappresentativo di quel dataset. Ok? Vedremo magari nei prossimi video come poter effettuare questa operazione. Solitamente viene fatta quando abbiamo tantissime colonne, ok? E non siamo in grado di capire magari il significato di ciascuna di esse, quindi utilizziamo queste tecniche che ci dicono anche quali sono le colonne più importanti e che influiscono di più all'interno del nostro dataset. Ok? E nel nostro problema, essendo abbastanza semplice, non faremo nulla di ciò.
A questo punto passiamo al feature engineering. Feature engineering che cos'è? Beh, vuol dire che ci sono alcune colonne che devono essere in qualche modo manipolate. Una di queste sono ad esempio le colonne che hanno delle variabili categoriche. Le variabili categoriche sono ad esempio le stringhe. Vediamo un esempio. Housing underscore cat uguale housing ocean proximity e vediamo ad esempio le prime 10 righe. Ok, quindi qua scriverò head 10. Vediamo appunto che queste sono delle stringhe e gli algoritmi non lavorano con stringhe, ma lavorano con dei numeri. Quindi dovremmo andare a trasformare questa colonna in qualche modo in maniera tale che contenga solo delle variabili numeriche. Per fare ciò, quando la variabile è di tipo categorica, come in questo caso, ad esempio, che ci dice se un distretto è vicino o meno all'oceano, possiamo utilizzare una classe di scikit-learn che si chiama OneHotEncoder. Vediamo come utilizzarla. Scriverò from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder. Andiamo a catpo e scriveremo cat underscore encoder. Quindi creiamo un instance della classe OneHotEncoder. E la andremo ad applicare al nostro dataset, in particolare alla colonna housing underscore cat. Quindi cosa faccio? Housing underscore cat underscore one hot, creo questa nuova variabile, e questa sarà pari a cat underscore encoder punto fit underscore transform. E fra parentesi avrò housing underscore cat. Ok? Vediamo adesso come è il risultato. Scriverò print housing cat one hot e poi voglio vedere anche quali sono le categorie. Print cat underscore encoder punto categories underscore. Perfetto. Cosa vediamo qui? Vediamo come è stata trasformata la nostra colonna Ocean Proximity. Si può vedere che da questa notazione abbiamo una matrice sparsa. Perché? Perché in realtà quello che fa il OneHotEncoder è prendere ciascun elemento di questa colonna, tipo inland, near ocean, meno di un'ora dall'oceano e così via, e trasforma in una colonna e associa uno 0 o un 1 se la colonna è pari a questo valore. Quindi, siccome sarebbe piena di zeri, c'è un algoritmo che permette di comprimere tutti questi valori in maniera tale da avere solo un array con gli indici della matrice. Se voglio vedere tutta la matrice, posso utilizzare toArray. Ok? Ed ecco qua la matrice completa. Ad esempio, si può capire che la prima colonna corrisponde praticamente a tutti i valori che sono pari a meno di un'ora dall'oceano. La seconda colonna è pari a tutti i valori uguali a inland e così via. La terza sarà island, nearby e near ocean. Ora, per vedere che quanto abbiamo fatto è corretto, basta semplicemente paragonare questa matrice con questa colonna. Infatti vediamo che la seconda colonna qui ci dice che c'è un 1 nella seconda posizione, quindi questo 1 corrisponde a inland ed effettivamente la prima riga ha come valore inland. Proviamo a vedere qua, la seconda riga ha come valore near ocean. Near ocean corrisponde alla colonna numero 0, 1, 2, 3, 4. Quindi, se andiamo a vedere alla quarta colonna, abbiamo un 1, ok? Quindi abbiamo near ocean alla seconda riga ed è effettivamente così. E questa operazione viene fatta per ciascuna riga della nostra variabile categorica. Molto bene, cosa facciamo adesso? Beh, una delle operazioni del feature engineering è quella anche di andare ad aggiungere nuove variabili, nuove colonne, come ad esempio quelle che avevamo identificato in precedenza, ossia rooms per household, bedrooms per room, population, oh, qua c'è un errore, per household e così via. Cosa
cosa possiamo fare? Beh, quello che si può fare è creare una classe che ci permetta di aggiungere tali nuovi valori. Quindi, quello che posso fare è, prima di tutto, aggiungere qui una nuova cella e la chiamerò Handling Text and Categorical Attributes. Quindi questo è il nostro primo passaggio del Feature Engineering. E poi qua sotto ne creerò un'altra di cella e la chiamerò Aggregate Features into Promising New Features. Ok? Cosa facciamo quindi qua? Qua importiamo da scikit-learn le seguenti classi: sklearn.base, import base estimator, e poi abbiamo transformer mixin. Ok, cosa fanno queste classi non ci interessa moltissimo, ma quello che ci interessa è creare una nuova classe che chiameremo Combine Attributes Adder, e questa classe prenderà come input che cosa? Tutte quelle funzioni che sono all'interno delle classi Best Estimator e Transformer Mixin. Praticamente quello che stiamo facendo è creare una nuova classe la quale contiene informazioni relative a queste altre due classi. La stiamo espandendo. Creiamo il nostro constructor def underscore init underscore self. Ovviamente io in questo tutorial sto dando per scontato che sapete già scrivere in Python. Non è un corso di Python questo, ma è semplicemente capire qual è il workflow di un progetto di machine learning. Quindi self, poi abbiamo add bedrooms underscore per room uguale a true. Praticamente quando noi andremo a chiamare questa classe gli diremo se vogliamo aggiungere la seguente colonna che si chiama bedrooms per room, ok? E per default è pari a true. E poi andiamo a creare le seguenti variabili che faranno parte della variabile self. Quindi self.roomIndex, e qua scriverò housing.columns.get underscore lock, e qua all'interno avremo total underscore rooms. Quindi sto prendendo praticamente l'indice della colonna che è pari a total rooms. Ok? Total rooms è la colonna numero, vediamo, fare un esempio, eccolo qua. Total rooms è la colonna 0, 1, 2, 3, ok? Quindi il suo indice è pari a 3. Poi facciamo una roba simile per bedrooms, e questa la chiamo rooms. Qua scriverò bedrooms, e qua sarà total bedrooms. Ok? Poi abbiamo population index, population, e qua sarà population. Ed infine abbiamo anche household, quindi household, e anche qua households. Perfetto. Come ultima variabile avremo self.addBedroomsPerRoom uguale alla variabile addBedroomsPerRoom. Ok? Poi aggiungiamo questa funzione fit, che non fa praticamente nulla, ma mi pare di aver capito che quando si utilizzano questo tipo di classi deve esserci necessariamente una funzione di tipo fit, quindi bisogna aggiungere self, poi x, y uguale none, dove x dovrebbe essere il training set e y la variabile da predire. Quindi qua scriveremo return self, e quindi abbiamo qua un'ultima funzione che chiameremo transform, e avremo come variabile di input self e poi il training set. Qua cosa facciamo? Beh, creiamo le nuove colonne.
e queste vanno estratte dalla training set in base all'indice della colonna. Quindi creeremo la variabile rooms per household, proprio come avevamo fatto qualche minuto fa, e non passeremo più un data frame ma una matrice dalla quale prenderemo tutte le righe e selezioneremo la colonna self.rooms underscore index. Ok? E questa la andremo a dividere per che cosa? Per household. Quindi qua ci scriverò households underscore ix. Ok, copiamo questo e lo facciamo anche per che cosa? Per population per household. Quindi population per household. Quindi qua avrò population underscore ix. Ed infine diciamo che se la variabile addBedrooms per room è uguale a true, allora aggiungiamo anche bedrooms per room. Quindi qua copiamo, scriverò bedrooms per room è uguale ad x. Qua avrò che cosa? Self bedrooms underscore x e qua diviso x tutte le righe e selezioniamo l'indice rooms underscore x. Per concludere, questa funzione che cosa farà? Ci ridà come output nuovamente il training set più le colonne che abbiamo appena aggiunto. Quindi avremo np.c, che è praticamente concatenate, che cosa? Il training set al quale andiamo ad aggiungere le nuove colonne che sono rooms per household, population per household e bedrooms per room. Perfetto. Nel caso in cui invece il parametro addBedrooms per room è pari a false, quindi else, andiamo a concatenare solo le prime due colonne. Quindi togliamo l'ultima qua. Perfetto. Non ci rimane ora che chiamare questa classe creando un nuovo instance e scriverò att attribute adder uguale a che cosa? A questa classe dove come parametro di input diremo che non voglio includere il numero di camere da letto per stanza, quindi questo lo metterò pari a false. Ok, quindi il nostro if andrà direttamente all'interno dell'else e poi andiamo ad aggiungere appunto le variabili, quindi housing underscore extra underscore attributes è pari a che cosa? Beh, bisogna chiamare la classe, utilizzare la funzione transform e poi passare come variabile di input che cosa? Il training set, e il nostro training set corrisponde a che cosa? A housing underscore num, perché stiamo passando solo le colonne numeriche, ok, con dei numeri, e poi scriviamo values, perché stiamo lavorando con degli arrays di NumPy e non con un data frame. Vediamo di lanciare la nostra classe. Bene, ci sono degli errori, proviamo a correggerli. Quindi qua a riga 17 add bedrooms per room non esiste, esatto, perché qua manca self. E adesso è funzionata in maniera corretta. Giusto per curiosità, vediamo adesso come è fatto. Possiamo vedere infatti che abbiamo tutte le nostre righe e le colonne e queste qua, le ultime, sono praticamente quelle che abbiamo appena aggiunto nel nostro dataset. Non a caso, se scrivo housing underscore extra attributes.shape, posso vedere che adesso ho 14 colonne. Inizialmente ne avevo di meno. Basta vedere infatti che prima erano 12, 12 più 2 fa 14. Molto bene. Uno step che generalmente è molto importante quando si prepara un dataset per un progetto di machine learning è quello di scalare le
varie features, le varie colonne del dataset stesso, ovvero che abbiano più o meno tutte le stesse ordine di grandezza. Questo perché se non fosse così si avrebbero delle matrici mal condizionate e queste possono provocare degli errori dal punto di vista numerico, ad esempio nel calcolo, se non sbaglio, degli autovalori che dopo vengono utilizzati quando si cerca di risolvere il problema di machine learning stesso, quindi quando vengono utilizzate dagli algoritmi. Quindi quello che facciamo è utilizziamo una classe che si chiama standard scaler della libreria scikit-learn. Quindi scriverò from scikit-learn. Pre-processing import standard scaler. Ok? Quindi cosa facciamo? Andiamo a pescare i minimi e i massimi, ok, di ciascuna colonna, andiamo a creare un range e andiamo a dividere ciascun elemento della colonna per questo range. Quello che succede quindi appunto è che andiamo a ridurre il range, però bisogna stare molto attenti perché questa tecnica potrebbe essere particolarmente influenzata dagli outlier. Quindi bisogna sempre stare attenti che se nel nostro dataset ci sono degli outlier, questo tipo di riscalatura dei dati potrebbe essere fortemente influenzata appunto dagli outliers. Scriviamo scaler uguale a standard scaler e poi housing extra attributes underscore scaled è uguale a che cosa? Scaler e passeremo alla funzione fit transform che cosa? Il nostro training set delle variabili numeriche. La colonna delle variabili categoriche non ci serve al momento perché comunque vanno da 0 a 1, quindi sono già scalate con lo stesso ordine di grandezza che vedremo in un istante. Ok? Vediamo che qua standard scaler l'ho scritto sbagliato. Eccolo qua. Possiamo vedere appunto che le colonne vanno da meno 1, 1, poco più, ok? Quindi sono state scalate in maniera corretta. Abbiamo finito di pulire i nostri dati e siamo ora pronti a darli in pasto ai nostri algoritmi di machine learning. Tuttavia, una cosa intelligente da fare è cercare di sfruttare le pipeline di scikit-learn in maniera tale da automatizzare tutti i procedimenti, i processi che sono stati applicati finora. Questo è molto utile perché ci permetterà di riapplicarli nuovamente sul test set che verrà utilizzato alla fine del nostro progetto, ok? Quando andremo a testare l'algoritmo migliore sul test set. Il test set dovrà subire le stesse trasformazioni che abbiamo appena mostrato. E per fare ciò risulta molto scomodo dover copiare e incollare tutte queste linee di codice e andare a sostituire semplicemente una variabile, praticamente il housing, che non è più il training set, ma il test set. Per fare ciò, sfruttiamo quindi le pipeline di scikit-learn. Se non sapete utilizzarle, non c'è problema, vedremo adesso insieme come fare. Quindi qua scriverò reconstruct data e qua scriverò use pipeline to automate all steps if possible. Perfetto, creiamo una nuova cella e scriveremo from sklearn.pipeline import pipeline from sklearn.compose import column transformer. Ok, bene, cosa facciamo ora? Voglio il nome delle colonne associate alle variabili numeriche e categoriche. Per fare ciò scriverò num underscore attributes ed è pari a che cosa? A housing.columns.toList e poi avrò cap underscore attributes, qua c'è una t extra. Ed è pari a che cosa? Beh, lo sappiamo già, è pari alla colonna ocean underscore proximity. Bene, creiamo adesso la nostra prima pipeline che ci permetterà di trasformare
tutte le variabili numeriche. Quindi scriverò num pipeline e questo sarà uguale a pipeline, e al suo interno passeremo una lista di operazioni che devono essere eseguite. La prima operazione, la scriviamo fra parentesi tonde, è l'inputter. Ok? Quindi cosa fa questa prima operazione? È quella che va a calcolare il valore medio di ciascuna colonna numerica e lo va a inserire laddove ci siano dei valori mancanti. Quindi scriverò simple inputter e strategy pari a median. Forse prima ho sbagliato a parlare, ho detto valore medio, intendevo la mediana. Poi il secondo step che dobbiamo applicare è quello di aggiungere le colonne necessarie, le colonne aggiuntive. Quindi attribs underscore adder, ed è pari a che cosa? È pari a combined attributes adder, che abbiamo creato qualche cella fa. Eccolo qua. Come ultimo passaggio sarà quello di andare a normalizzare, o meglio a scalare, ciascuna colonna, e quindi utilizzeremo standard scaler e qui utilizzeremo standard scaler ancora. Ok, quindi questa è la pipeline associata alle variabili numeriche. Per quanto riguarda invece le variabili categoriche, c'è solo uno step che era il one hot encoding. Ok, se ce ne fossero stati di più, avremmo creato una pipeline associata anche alle variabili categoriche. In questo caso non è necessario. Infine, mettiamo insieme la pipeline che trasforma le variabili numeriche insieme alla one hot encoder. Quindi scriverò full pipeline. E questa è pari a che cosa? Column transformer, e questo prende come input una lista che è pari a, per il primo elemento sarà associato alla trasformazione delle variabili numeriche, quindi avrò num underscore pipeline, e poi dobbiamo specificare quali sono le colonne numeriche, quindi num attributes. E infine l'ultima pipeline, fra virgolette, che dobbiamo passare è quella associata alle variabili categoriche. Quindi in questo caso abbiamo solamente il one hot encoder, e al suo interno avremo cat underscore attributes. Non ci rimane ora che chiamare questa full pipeline e applicarla al nostro dataset originale. Ok? Facciamolo, quindi scriverò housing underscore prepare uguale a full pipeline, e poi utilizzeremo la funzione fit underscore transform, e al suo interno passiamo il training set originale, ok? Quello non modificato, e vediamo com'è fatto l'output. Quindi vediamo che qua ci sono degli errorini, proviamo a vedere dove. Sì, c'è un errore di spelling, transformer, poi qua c'è un altro errore, sì, con bind attributes, ok, ancora uno, e leggendo appunto c'è scritto cannot use median strategy with non-numeric data, e questo è dovuto al fatto che qua ho sbagliato, qua dovevo utilizzare semplicemente housing underscore num, not housing, perché housing underscore num contiene solamente le colonne numeriche. Ole, ce l'abbiamo fatta. Cosa possiamo notare da questo risultato? Beh, se prestiamo attenzione vediamo che qua abbiamo meno 0,9413 e qua ho un meno 1.281, e se vado a verificare sono esattamente i valori che avevo ottenuto in precedenza, ok? Perché questo? Perché stiamo applicando le stesse operazioni, esattamente pari pari, solo che al posto di farle una alla volta le infiliamo all'interno di una pipeline e questa ci gestisce tutti i conti.
Come ultima cosa, bisogna notare che siccome stiamo anche aggiungendo le variabili categoriche al nostro training set, vediamo che adesso abbiamo anche degli zeri, no? Queste corrispondono alla what encoding che qui non è presente perché precedentemente quello che abbiamo fatto è fare le operazioni separate, ok? Mentre questa funzione, column transformer, cosa fa? Prende le variabili numeriche e categoriche, boom, le piazza insieme e ci dà il training set già pronto da poter essere passato all'interno del nostro modello di machine learning. Siamo finalmente pronti ora ad utilizzare i modelli di machine learning. Nella nostra checklist leggiamo Shorting Promising Models. Quello che faremo quindi sarà provare una serie di modelli e andremo a vedere come performano gli uni rispetto agli altri. Poi ne selezioneremo alcuni, quelli che ci daranno dei risultati più promettenti, e andremo a raffinarli sempre di più in maniera tale da ottenere un ultimo modello che è quello più convincente. Quindi la prima cosa che facciamo, ad esempio, è qui andiamo a creare una nuova cella, ok? Andremo a testare ad esempio una regressione lineare. Quindi qua scrivo linear regression. Poi al suo interno scriverò from scalar.linear underscore model import linear regression. Poi andremo a chiamare la classe Linear Regression, creeremo un suo nuovo instance, quindi Linear Regression, e facciamo il training del nostro modello. Lin underscore reg.fit, fit fondamentalmente vuol dire allena il modello, e passeremo come variabile di input, che cosa? Housing underscore prepared, che abbiamo creato qualche istante fa, e poi daremo anche housing underscore labels, ovvero la colonna median price, house price, ok? Quindi il prezzo tipico delle case, in maniera tale da poter permettere al modello di creare questo iperpiano che cerca di fare il best fit dei nostri dati. Lanciamolo, vediamo che qua c'è un problema. Housing labels non esiste, vediamo perché. Beh, sì, effettivamente mi sono dimenticato di definirlo. Lo possiamo fare, ad esempio, qua sopra. Prima di data cleaning, creiamo una cella e qua scriverò housing uguale a struct underscore train underscore set.drop. La colonna sarà median underscore house value, axis uguale ad 1, quindi andiamo a rimuovere la colonna target dal nostro training set ed andiamo ad associarla ad un'altra variabile che si chiamerà housing underscore labels uguale a struct underscore train set e la esportiamo, quindi median house value, e ne facciamo una copia. Ok? Bene, rilanciamo tutte le celle sottostanti in maniera tale da non creare conflitti. E poi, una volta giunti a linear regression, vediamo che ci siamo quasi, ma non proprio. Dobbiamo ancora sistemare delle cosine. In particolare, qua l'errore è che mi sono dimenticato le parentesi, quindi rilancio, perfetto, adesso funziona correttamente e andiamo a evaluare il nostro modello. Quindi cosa farò? Scriverò from sklearn.matrix import mean squared error. Praticamente noi valutiamo il nostro modello calcolando il cosiddetto mean square error, che è un indice di quanto si discostano i valori predetti da quelli effettivamente misurati, quindi i valori predetti dalle labels.
E questo è tipico per i problemi in cui bisogna fare delle regressioni. Quindi scriverò housing predictions uguale a lean underscore reg.predict e al suo interno passerò housing underscore prepared. Ok? Quindi stiamo cercando di predire quali saranno i valori se la variabile di input sono i valori contenuti all'interno del training set. A questo punto calcoliamo il mean squared error, quindi lean underscore mean squared error uguale a mean squared error della variabile housing predictions, la quale deve essere valutata nei confronti di housing labels, quindi valori reali versus quelli predetti dal nostro modello. E infine faremo la radice quadrata, quindi linear bin root mean square error uguale a np, quindi numpy, sqrt square root di che cosa? Di lean mean square error. Ok? E proviamo a vedere quanto vale il valore. Vediamo che ottengo 68.627 dollari di errore. Vuol dire che quando io cerco di predire tramite una regressione lineare il prezzo tipico di una casa all'interno di un determinato distretto, l'errore è di circa 68.628 dollari. Il che è tanto se ci pensiamo. E questo perché? Perché il modello è lineare, non è detto che le features abbiano una relazione o si siano distribuite in maniera lineare, quindi magari un iperpiano non è esattamente il modo migliore per cercare di predire i risultati. Ok? Quindi cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare un modello un po' più complicato, che ci possa permettere di cogliere queste non linearità. Per fare ciò, creiamo una nuova cella e qui andremo ad investigare un altro modello, in questo caso sarà un decision tree. Decision tree, che è in grado di cogliere appunto queste non linearità. E vediamo che succede. Allora, scriverò from sklearn.tree import decision tree regressor. E come abbiamo fatto in precedenza, creiamo un'instance di questa classe tree underscore regression uguale a decision tree regressor, tra parentesi, e poi scriverò tree underscore reg.fit, facciamo il training di che cosa? Del nostro modello e utilizzeremo ancora housing prepared and housing labels. Una volta che abbiamo fatto il training, praticamente dobbiamo andare a valutare come questo ha performato. Per fare ciò, copio queste righe di codice e andrò a cambiare semplicemente il modello che ho utilizzato, quindi in questo caso utilizzerò the tree model. Ok, e qua. E a questo punto vediamo come performa. Beh, abbiamo un errore pari a 0. Ogni volta che abbiamo un errore pari a 0, dobbiamo porci una domanda. Perché questo è troppo bello che un nostro modello ci dia come valore 0. E se ciò succede, molto probabilmente il problema è che stiamo facendo un overfitting del problema, ossia il nostro modello sta imparando a memoria come è distribuito il nostro dataset e riesce a trovare una funzione perfetta che va a fare il fit, il best fit di ciascun elemento. Ma questo non è buono perché non ci permette di generalizzare in altri casi in cui avremo un dataset diverso. Ok? Quindi dobbiamo stare molto attenti. Per
Vediamo adesso quindi come gestire una situazione del genere. Se abbiamo un overfitting, quello che possiamo fare ad esempio è utilizzare un altro modello, ad esempio il random forest, ossia una combinazione di decision trees che ci permette appunto di vedere se il nostro modello è migliore o no. Quindi cosa facciamo? Creiamo nuovamente delle nuove celle. Qua creerò il mio nuovo modello, che si chiama Random Forest, e al suo interno avrò from sklearn.ensemble import che cosa? Random Forest Regressor, e creiamo un'instance di questa classe, quindi forest underscore regressor uguale a random forest regressor. Poi facciamo il training del nostro modello, quindi punto fit, e al suo interno passerò il training set e le sue labels. Un momento, ho fatto un errore qua. Sì, no, import. E attendiamo un attimo, perché siccome Random Forest è un modello più complicato del Decision Tree, ci impiegherà più tempo ad essere allenato. Quindi ci vediamo fra qualche istante. Ok, una volta che abbiamo finito di allenare il nostro modello, proviamo a vedere come performa. Quindi ancora una volta copio il contenuto della cella precedente e andrò a sostituire semplicemente Forest al posto di Tree. Forest. Qui, 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 qui e anche qui. Ottimo. Vediamo che adesso l'errore utilizzando un random forest è di 18.731. Già meglio, no? Sembrerebbe che il random forest performa molto, ma molto meglio del linear regression e del decision tree. Una volta finita questa operazione, dovremmo essere in grado di selezionare tra i vari modelli che abbiamo testato quelli che sono potenzialmente dei buoni candidati per poter risolvere il nostro problema. Il passaggio successivo ora consiste nell'andare a vedere più nel dettaglio come performano questi algoritmi che abbiamo preso in considerazione. Per fare ciò, dobbiamo utilizzare quello che viene chiamato cross validation. Che cos'è la cross validation? Cross validation vuol dire che invece di allenare il modello una sola volta, lo vado ad allenare più volte nello stesso training set. Quindi cosa succede? Viene preso il training set, si considera una sua porzione che viene chiamata validation set e questa funge da test set temporaneo. E l'operazione viene ripetuta tante volte su tanti validation set diversi. Questo ci permette di calcolare più volte le performance di un modello e poi si può fare ad esempio una media per capire con più accuratezza se i risultati che abbiamo ottenuto nella prima scrematura sono semplicemente casuali oppure sono un buon indicatore di come sta performando il nostro modello. Se non avete capito cosa ho detto, proviamo a fare un esempio. La prima cosa che faremo è andare qui in Measure and Compare their performance. Creiamo un po' di celle e la prima la andrò a chiamare Linear Regression. Quindi qua faremo il cross validation della linear regression. Per fare ciò dobbiamo importare un modello from sklearn.model selection import cross VALSCORE, meglio, VALSCORE. Poi cosa succede? Andremo a fare appunto la cross validation del linear regression, quindi scriverò lin underscore scores, dove scores fondamentalmente sarà che cosa? Il mean square error negativo, ma adesso lo vediamo. E quindi scrivo lin scores, linear regression scores, uguale a, aperta parentesi, linear regression model che avevamo definito in precedenza. Poi definiamo quali sono le variabili su cui fare il training, quindi housing underscore
prepared. La variabile target qual è? È housing underscore labels, quindi i prezzi delle case. La matrix, quindi la misura che vogliamo utilizzare per valutare il nostro algoritmo, qual è? È la seguente, neg underscore mean squared error. Qua c'è un errore di spelling. Perché è negativo? Perché viene calcolato così di default dalla funzione crossval score. E poi diremo che dovremo ripetere questa operazione quante volte? 10 volte, ad esempio. Quindi CV, cross validation, 10. Ok? Quindi scriviamo adesso lean RMSE, quindi voglio calcolare il root mean square error. E questo sarà pari a che cosa? Alla radice quadrata SQRT di che cosa? Del negativo, di un valore negativo, quindi diventa positivo, quindi di lean scores, e vediamo cosa succede. Lo lancio, sembra che non ci siano problemi, e vediamo appunto che adesso abbiamo 10 errori, uno per ciascuna iterazione. Di questi noi, se facciamo la media, possiamo capire quanto è in media l'errore utilizzando un modello lineare come linear regression. Quindi lasciatemi aggiungere qua sopra un'altra cella che chiamerò, dove scriverò def display scores, passeremo scores come input e scriverò print scores due punti virgola scores, poi avrò print mean e sarà pari a scores.min, ed infine voglio vedere anche la deviazione standard per capire come sono distribuiti gli errori. Quindi standard deviation, deviation punti, e qua avrò scores.std. Ok, utilizziamo questa funzione, la piazziamo qui e al posto di scores ci passo lean scores. Ok, vediamo che c'è un errore. Ah sì, non ho lanciato questa cella. Ok, perfetto. Beh, in realtà ho fatto anche qui un errorino, perché quello che dovevo passare non è il lean scores ma è lean root mean square. Ok, adesso è meglio. E vediamo che in media la regressione lineare ha un errore di 69.000 e passa dollari. Una deviazione standard di 2880. Ok? Quindi non è proprio un modello molto accurato, ok? Però beh, è un inizio, no? E siamo più sicuri adesso sul valore del suo errore. Facciamo la stessa operazione adesso invece per quanto riguarda il decision tree e vediamo come questo performa utilizzando la cross validation. Quindi decision tree, copio tutto questo, lo piazzo qui e l'unica cosa che andrò a cambiare è al posto di lean ci metto tree. Quindi facciamo un piccolo shortcut, ci metterò lean tree e boom. Facciamo, ancora dovremo attendere perché il decision tree è un modello non lineare, un po' più complesso, ci impiega di più. Possiamo vedere che adesso, utilizzando la cross validation, l'errore non è più 0 ma addirittura più alto della linear regression. Ok? Questo è possibile, è un modello appunto che non è perfetto e ci fa capire che se noi ci fossimo fermati solo a questo stadio qua avremmo pensato che il decision tree è l'algoritmo migliore, però utilizzando cross validation ci rendiamo conto che effettivamente non lo è, performa uguale, anzi peggio della linear regression. Proviamo ora a vedere come performa il random forest. Quindi andiamo qui, nuova cella,
Random Forest. E al suo interno facciamo la stessa trick di prima. Qua scriverò al posto di tree, ci metto forest. Ok, lanciamo e attendiamo qualche minuto, perché nuovamente, essendo un modello complesso e lo stiamo facendo girare ben 10 volte rispetto a prima, ci impiegherà un po' di tempo, quindi ci vediamo fra qualche istante. E voilà, eccoci, finalmente Random Forest ha finito la cross validation. Possiamo vedere che l'errore medio è di $50,000, quindi performa un po' meglio rispetto al decision tree e al linear regression. Potremmo quindi concludere che Random Forest è forse il candidato migliore che possiamo utilizzare per poter risolvere il nostro problema e predire il prezzo delle case in ciascun distretto. Prima di fare il fine tuning del modello Random Forest, è interessante andare a vedere per ciascun modello quali sono quelle features che hanno una maggiore rilevanza nel calcolo per predire il prezzo medio di una casa. Possiamo fare ciò quindi andando nel nostro codice e scrivendo le seguenti righe. Quindi extra attributes uguale a che cosa? Alla lista di colonne che abbiamo aggiunto in uno dei passaggi precedenti. In particolare l'avevamo aggiunto qui, quando abbiamo creato la classe Combine Attributes Adder. Ok? Quindi qua avremo la colonna che si chiamava rooms underscore per household, poi la seconda colonna si chiamava population per household e l'ultima era bedrooms per room, bedrooms per room. Attenzione che questo deve essere lo stesso ordine con cui erano state create le colonne in precedenza. Poi ci servono che cosa? Le variabili categoriche, quindi cat 1 hot attributes è pari a che cosa? Alla lista di che cosa? In full pipeline. Da questo prenderemo solamente e variabili categoriche, quindi named underscore transformers underscore cat, e di questo voglio prendere semplicemente gli elementi della lista categories underscore zero. Ok, e come ultima cosa andiamo a creare praticamente la lista di tutte le colonne nell'ordine esatto. La chiameremo attributes uguale a num attributes più che cosa? Extra attributes, e l'ultima cosa che abbiamo sono le variabili categoriche. Vediamo di fare il print di questa variabile per capire cosa abbiamo scritto. Esatto, sono tutte le colonne messe nel giusto ordine. Ok, a questo punto diciamo def, creiamo una funzione, la chiameremo feature underscore importance, e al suo interno passeremo le features. Vedremo fra qualche istante come calcolarla, e poi attributes. Ok, e faremo for feature and attributes in che cosa? Sorted zip, e al suo interno passiamo le features e attributes, e scriveremo reverse equals true due punti print, e al suo interno scriveremo la seguente stringa, ossia mostreremo il nome dell'attribute e il suo valore associato, quindi quanto è importante. Ok, questa funzione è stata scritta correttamente. Adesso creiamo delle nuove celle e scriveremo per linear regression la seguente linea di codice, ossia feature
underscore importance e fra parentesi avremo linear regression punto coef, cioè i coefficienti della linear regression, e poi attributes. Vediamo se funziona. Qua c'è un errore di spelling. Vediamo. Ah sì, eccolo qua. E vediamo appunto qual è l'importanza di ciascuna colonna. Vediamo che Island è molto importante. Quindi la posizione potrebbe essere molto importante. Inland, vediamo che hanno dei valori molto elevati. Una che non sembra avere una importanza molto elevata è population per household. Quindi questa colonna potrebbe essere magari rimossa dal modello. Facciamo una cosa analoga per decision tree adesso. Markdown decision. Decision tree. E qua sotto faremo quasi la stessa cosa, nel senso che devo cambiare semplicemente qua tree e al posto di usare coef userò l'attributo feature underscore importance underscore. Vediamo, dovrebbe esserci un errore di spelling anche qui, manca un s. Perfetto. E infine facciamolo anche con il random forest, giusto per completezza. Quindi random forest e copiamo anche qua il contenuto. E via. Quindi sta a voi andare adesso a vedere quali sono le variabili più importanti e quali no per ciascun modello. Siamo quasi arrivati alla fine della nostra analisi. Non ci rimane ora che continuare e fare il fine tuning del nostro modello. Quindi andare a cercare quali sono quegli hyperparameters necessari ad andare a migliorare il modello da noi selezionato, il nostro best candidate. Ok? Per fare ciò utilizziamo la seguente classe di scikit-learn. Quindi scriverò from sklearn.model_selection import grid search CV. Ok? Grid search CV. Cos'è grid search? Grid search o random search significa fondamentalmente andare a creare una serie di parametri, una serie di combinazioni di parametri che possono essere dati in pasto al nostro modello e testati per vedere se questi rendono migliore o meno il nostro modello. Ok? Quindi se usiamo la grid search possiamo scrivere ad esempio param underscore grid uguale a, creeremo una lista e al suo interno avremo i seguenti dizionari. La prima combinazione da provare è la seguente. Vediamo che il numero di estimators, che è un parametro che bisogna passare al modello random forest, quindi numero of estimators sarà pari a che cosa? 3, 10 e 30. È un esempio, no? Poi potete fare voi quanti ne volete. E il numero massimo di features da utilizzare in questo modello potrà essere 2, 4, 5 o 8. Poi creiamo un'altra serie di parametri, ad esempio possiamo dire bootstrap false. Al momento in questo esercizio non è importante capire cosa significano, ma è solo imparare appunto il workflow, no? Dopo con calma cercherete voi quali sono tutti i parametri da poter utilizzare per i vari modelli. Quindi number estimators, qua ci mettiamo ad esempio 3, 10. E come ultimo parametro, max underscore features, mettiamo ad esempio 2, 3 e 4. Ole! Abbiamo creato la nostra griglia. Il numero di combinazioni quante saranno? Beh, bisogna fare i conti. Però sì, bisogna stare attenti perché quando si fa grid search potrebbero essere
veramente una quantità spropositata. Ecco perché a volte conviene usare il random search, giusto per avere un'idea di quali sono le regioni di parametri migliori, e poi andare magari a utilizzare un grid search per andare a focalizzarsi solo in determinate regioni, no? Qua abbiamo sparato a caso, quindi non è proprio l'ideale, però è un esempietto per vedere se funziona. Quindi scriviamo random forest regression uguale a random forest regression, parentesi, non dimentichiamole, e poi scrivo grid underscore search uguale a un instance di grid search, ok, al quale passiamo come modello random forest, poi la lista di parametri da controllare, poi diremo che la cross validation è pari a 5, quindi faremo l'operazione 5 volte, poi andremo a dire che la variabile che vogliamo misurare, quindi lo score, scoring, è uguale a che cosa? Negative mean squared error, ed infine avremo che cosa? Return train score uguale a true, così salviamo i risultati. Infine, una volta che abbiamo creato la nostra grid search, dobbiamo allenarla su dei valori. Scriverò grid search.fit e utilizzeremo come variabili di training housing prepared ed housing labels come target. A questo punto lanciamo la cella e attendiamo qualche minuto. Attenzione che qui c'è un errore. Random forest regression not defined, ok, probabilmente un errore di spelling da qualche parte, regressor, non regression, era regressor, quindi lo copio e lo correggo qui. Ebbene, attendiamo un pochino. Bene, il codice ha finito di girare, adesso proviamo a vedere i risultati per capire quali sono i parametri migliori che rendono il modello random forest migliore. Quindi scriverò in una nuova cella print grid underscore search punto best params underscore e poi sotto ci metto anche best estimator. Voilà. Vediamo che il nostro modello in questo caso performa al meglio quando abbiamo 5 features e 30 estimatori. Ok? Per curiosità è interessante vedere anche come ha performato tale modello con gli altri parametri. Per fare ciò apriamo una nuova cella e qua scriveremo ad esempio cross validation results che sarà uguale a grid underscore search punto cv underscore results underscore e poi farò un for loop su tutte le combinazioni. Quindi scriverò min underscore score virgola param e poi farò in zip che cosa? Cv underscore res aperte quadre min test score, ok? E come secondo valore avremo cv underscore s params, quindi tutti i parametri. Ok, adesso faremo il print di che cosa? Della radice quadrata della mean test score negativo, però sqrt meno mean score e aggiungeremo anche i parametri. Vediamo adesso di lanciare la cella, c'è un errore qua, c'è un errore di spelling. Boom. Vediamo appunto che quando abbiamo ad esempio 5 features e 30 estimatori il nostro errore è di 49.000, mentre ad esempio in altri casi come qua quando abbiamo 2 features e 3 estimatori l'errore è di 63, quindi c'è una bella differenza.
Questo significa che quando andremo a fare il deployment del nostro modello, andremo a selezionarlo con i seguenti parametri. Molto bene, non ci rimane che concludere ora provando il nostro modello sul test set che avevamo messo in disparte qualche tempo fa. Quindi scriveremo final model uguale a che cosa? A grid underscore search punto best estimator. Quindi peschiamo il migliore modello. Poi diciamo che x test è uguale a strat underscore test underscore set e da questo dobbiamo eliminare la colonna median house value, axis uguale ad 1 e poi dovremo dire che la target variable, quindi la variabile target, y_test, è pari uguale a strat test underscore set e di questa peschiamo median house value e ne facciamo una copia. Ok? Ora dobbiamo applicare tutte le trasformazioni che avevamo fatto in precedenza al training set anche al test set ed ecco che qui ci viene in aiuto la pipeline che abbiamo costruito. Quindi diremo che x test prepared è uguale a full underscore pipeline.transform, non dobbiamo fare fit adesso, ma solo transform x underscore test ed adesso testiamo il nostro modello sul test set che abbiamo appena generato. Quindi scriverò final predictions uguale a final underscore model.predict e qua passiamo x test prepared. Ok? Calcoliamo infine il mean square error, quindi final MSE pari a mean squared error, e questo può essere calcolato semplicemente passando y test e i valori che sono stati predetti, ed infine facciamo la radice quadrata, quindi final root mean square error, che è pari a NP SQRT di final mean square error. Voilà. Facciamo il print del risultato e vediamo cosa otteniamo. Errore tipico. Qua c'è un errore di spelling, median house. Ok. Un altro errore, sì, di spelling, median house. Oh, d'acca. Quanti errori faccio? Voilà, ok, ce l'abbiamo fatto. Vediamo che il nostro modello finalmente performa con un errore di 48.582 sul test set, che dire, è un errore comunque abbastanza elevato. Si potrebbe continuare a migliorare il risultato provando altri modelli, cercando di combinarli tra loro magari, o provando a rimuovere o ad aggiungere nuove features. Quindi arricchendo il modello con ulteriori informazioni. Bene, abbiamo raggiunto la conclusione di questo tutorial. La cosa importante che dovremmo aver imparato è che ci sono una serie di passaggi logici da seguire. Questi li trovate su ciascun punto della mia checklist che ho preparato qui. Ok? Quindi sta a voi adesso provare a replicare tutti questi passaggi ad un altro esempio. Se volete farlo, vi propongo magari di pubblicare i vostri progetti su GitHub e di mettere il link nella sezione commenti di questo video, in maniera tale che tutti possano vederli e possiamo imparare l'uno dall'altro. Vi ringrazio quindi per l'attenzione. Se avete domande, scrivetele ancora una volta nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!